Allora, eccoci di nuovo in diretta e ci colleghiamo subito col Museo della Civiltà del Lavoro di Roma perché c'è una bellissima manifestazione, Afromali Exhibition, con Veronique che ci farà da guida all'interno di questa manifestazione che tenta di fare un ponte di collegamento fra l'Italia e l'Africa con questa bellissima mostra. Veronique, ci sei? Sì, eccomi, non so se riesco a essere inquadrata. Sì, ti vediamo perfettamente. Ok. Allora, fra poco, se non erro, ci sarà una sfilata, giusto? Mi senti? Purtroppo c'è troppa confusione e non vi sto sentendo. Va bene, allora ci fai vedere che cosa succede lì dentro? Sì, assolutamente. Allora siamo qui al Museo delle Civiltà. Facci da guida. E per la prima volta si è organizzata una 2 giorni dedicata al Mali e all'Africa per cambiare narrazione, per far vedere l'Africa dall'interno con tutti i suoi esperti, analisti, artisti, quindi fotografia, moda, food, musica, creazione di gioielli e libri. Sì. Adesso entro nella mostra. Perfetto. Eccola. Sì, sto facendo un servizio. Scusate perché stanno allestendo per la sfilata di moda. Sì, certo. Ecco, allora, perché parlare di Africa non deve significare solo parlare di malattie, di Covid, guerra, colpi di Stato e altri drammi. Ma l'Africa è anche sinonimo di armonia, cibo, moda, musica e tanta ricchezza storica, ma soprattutto culturale, quello che tu ci stai mostrando. Ci sono stati, quindi c'è un DJ che mette musica africana da 2 giorni e poc'anzi vi ho mandato un video, abbiamo avuto Ismaila Mbaye, sì. Uno dei più grandi percussionisti senegalesi qui in Africa, che lavora con Lisha Kolo nel programma Eden. Abbiamo avuto un documentario sull'isola di Gorée, dove partivano le barche purtroppo per la tratta degli schiavi. Sì. Qui vedete un creatore di gioielli, Agadez, che è del Niger e lavora tra il Niger e l'Italia. Vi faccio vedere. Sì. Ecco qua, e questi sono i gioielli. Che meraviglia! Veramente belli. Quindi abbiamo avuto anche un cortometraggio, Indovina chi ti porto per cena, sì. Di Amin Nur, delle seconde generazioni, sulla diversità culturale. Abbiamo avuto anche ospiti una mostra di disegni fatti di bambini e gli abbiamo detto: che cos'è per te l'Africa? Cosa bella ma strana, che hanno rappresentato paesaggi, il deserto, volti, ma non hanno rappresentato palazzi e macchine. E loro hanno detto che l'Africa è povera, non ci sono tanti palazzi e macchine. Quindi questo fa capire che a livello di narrazione c'è ancora molto da fare. In Africa ci sono grattacieli, c'è tanto sviluppo, crescita, innovazione, tecnologia. Però spesso viene raccontato soltanto una faccia della medaglia. Certo, queste senti, sono altre Veronique. Creazioni invece da una sartoria, una delle prime aperte in tutta Italia, in Sicilia. Senti, ma questo evento nasce anche per lanciare un appello di pace, di convivenza pacifica, anche di integrazioni tra la nostra comunità e quelle africane in generale, giusto? Allora, l'evento sicuramente è un evento teso innanzitutto alla conoscenza, all'incontro e alla conoscenza reciproca. Sì. Sicuramente, come sapete, in questo momento, da qualche mese, da più di quasi non più qualche mese, da un paio d'anni, il Mali si trova in una situazione di grande difficoltà perché ci sono stati 2 colpi di Stato e al potere al momento ci sono i militari e soprattutto c'è una rottura con l'Occidente, in particolare si è sviluppato un grande sentimento antifrancese e purtroppo diciamo in Mali al potere i militari hanno stretto accordi stanno stringendo accordi con la Russia, con i mercenari della Wagner, tristemente celebri in tutta l'Africa
non voglio entrare troppo nel merito politico. E Sì. questo evento, diciamo, è stato organizzato dall'Alto Consiglio dei Maliani d'Italia. È stato il consiglio più premiato all'interno delle comunità perché è presente in 70 paesi al mondo e quello in Italia gli è valso il titolo di miglior alto consiglio dei maliani all'estero. E ieri tutta la giornata è stato con noi l'ambasciatore, Sua Eccellenza Ali Coulibaly, in prima linea nel voler collaborare e sempre avere un canale aperto di dialogo e di scambio con il governo italiano. E abbiamo pensato, hanno pensato che l'arte, la cultura, il confronto fosse un mezzo per conoscerci e continuare a lavorare tutti insieme. Abbiamo avuto Certo. un messaggio della vice ministra degli esteri Marina Sereni e dall'alto rappresentante dell'Unione Europea per il Sahel, l'ex ministra, vice ministra degli esteri del Re, Emanuele Del Re. Sì. Poi ci sarà anche una parte destinata E qui all'essere vorrei donne in mari, presentarvi usi e anche un'altra costumi, giusto? realtà molto importante Sì. che si chiama Barikama, che vuol dire resistenza e resilienza. Questa cooperativa è stata fondata nel 2011 da giovani migranti che erano braccianti, che avevano fatto le rivolte, non so se ricordate, a Rosarno, i Sì. famosi raccoglitori di pomodori. Sono venuti a manifestare a Roma e insieme hanno creato questa cooperativa che produce yogurt artigianali e adesso coltiva una grande, diciamo, terreni, una grande proprietà sul lago di Martignano e fanno le consegne a domicilio di prodotti con delle biciclette. Da una piccola realtà sono riusciti adesso ad assumere 10 impiegati e hanno soprattutto introdotto nel progetto giovani affetti dalla sindrome di Asperger e li hanno inclusi, coinvolti nel progetto e fanno le consegne con loro. E Certo, qui Veronica, è invece, iniziata per la chiudere, sfilata? abbiamo quest'altra mostra fotografica di Mohamed Keita. Mohamed è un giovane ivoriano, è arrivato in Italia ancora minorenne. Un dono, un talento per la fotografia, per la sua storia personale molto difficile. E il suo talento è stato notato a livello del centro di accoglienza, gli hanno dato una macchina fotografica e ha cominciato a Veronica, ci siamo fotografare. con la sfilata? Possiamo vedere qualche immagine della sfilata? Perché è dedicata anche alla narrazione contemporanea dell'Africa, essere donne in Mali. Abbiamo qualche immagine da far vedere in diretta? Ecco, Non la sento più. lo sapevo. Attenzione, c'è la mano davanti. Ecco, questo è Mi il live che abbiamo visto, che è appunto al Palazzo Civiltà del Lavoro di Roma EUR. Questa grande manifestazione sul Mali e Africa, appunto, dedicata alle donne, questa integrazione fra l'Italia e l'Africa per parlare non solo di guerra, ma anche di possibili unioni e possibilità di, insomma, sviluppare arte e cultura insieme. Allora, non, abbiamo persa, Veronique? L'abbiamo persa. Allora, fa entrare subito l'artista, che è la signora Teresa Coratella, arte terapeuta. È pronto il collegamento? Eccomi. Allora, arte terapeuta, curare con l'arte. Vogliamo vedere subito i suoi quadri così ce li commenta? Eccola, all'interno, eccoli qua. Allora, signora Coratella, cosa esprime con queste sue creazioni? Sicuramente, diciamo, la mia è una ricerca non fine a se stessa, quindi come artista mi occupo del sociale e proprio da qui appunto anche questa nuova ricerca dell'arte terapia. Attraverso il colore, il gesto, il segno, imprimo una traccia energetica che mi rappresenta, che rappresenta le emozioni e gli stati d'animo, ecco. Ecco, ma io vedo E anche un'esplosione. poi. Coratella, mi scusi, vedo un'esplosione di colori anche. È molto Sì, c'è colorata un'esplosione di colori. questo suo Poi all'interno dipinto. delle opere comunque cerco di riagganciarmi alla realtà
attraverso queste scritte, queste parole e queste lettere che spesso, diciamo, lavoro con mia sorella, lei è poetessa e quindi a volte sono io che mi ispiro alle sue poesie, a volte è lei che si ispira alle mie opere e realizza appunto delle poesie. Ecco, è possibile con l'arte anche, diciamo, liberarsi dalla depressione, dal male di vivere, no? Come diceva Ormai è stato proprio provato Baudelaire. scientificamente che l'arte, diciamo, è un amplificatore di benessere, quindi sia per chi la fa, sia per chi la riceve. Certo. Quindi questa esposizione è possibile vederla a Roma, signora Coratella? Sì, al mio nuovo studio, a via Giovanni Giolitti, 349, in zona Piazza Vittorio. E sono aperta tutti i giorni, il pomeriggio dalle 4 alle 7. Insomma, la possibilità di vedere queste opere per curare l'anima anche attraverso l'arte di Teresa Coratella. Possiamo riprendere, Veronica, che c'era in corso la sfilata? La sfilata alle donne del Mali? Non riusciamo a riprenderla? Come dici, Lorenzo? Mandiamoli. Ok, mandiamo dei contributi. Eccolo qua. Lasciamo anche l'audio aperto, grazie. Oh. Mali, sono aperta, sì, Lorenzo? Ok, stiamo vedendo l'ingresso di questa mostra. Abbiamo visto le danze tribali della popolazione del Mali. Purtroppo non riusciamo a collegarci di nuovo per vedere la sfilata delle donne in Mali perché hanno degli abiti meravigliosi che rappresentano appieno la loro cultura con questa esplosione di colori, di tessuti molto particolari, soprattutto il cotone viene molto usato in queste terre, anche perché loro sono maggiori produttori di cotone, sono delle vesti bellissime che però non riusciamo a vedere. Mi dicono una confusione terribile, quindi non è possibile vederle. Bene, allora è finito anche questo collegamento. Io ringrazio Veronique per questa finestra che ci ha aperto sul Mali e anche l'artista Teresa Coratelli, arte terapeuta, per l'opera d'arte per curare la nostra anima. Diamo la linea alla pubblicità e poi di nuovo in studio con tanti ospiti a Rotocalco 264.